Oggi, continuando la lettura e il commento al Padre Nostro di Monsignor Cognata, lo faremo sotto il manto di San Giuseppe, perché come sapete siamo arrivati alla vigilia della festa di questo grande santo e patrono, il giusto Giuseppe. Sicuramente la festa di San Giuseppe quest'anno avrà un sapore diverso, una celebrazione differente. E se penso in questo momento alla Sicilia, dove nella nostra terra di Sicilia ci sono le grandi manifestazioni per la festa di San Giuseppe. La festa è con grandi tavolate, pane particolare e tutte celebrazioni sacre che quest'anno purtroppo a causa del virus non potranno essere celebrate. Ma noi ugualmente ci sentiamo spiritualmente uniti in tutta Italia attorno a questo patrono, a questo grande santo, custode della grazia di Dio, perché ha custodito Maria e ha custodito Gesù. Per cui ecco, in questo pomeriggio sentiamoci accompagnati da San Giuseppe, il padre di Gesù, per cui anche padre di ciascuno di noi, esempio di virtù, di umiltà, uomo del lavoro e del silenzio, custode della grazia di Dio. Per cui, ecco, iniziamo questa lettura di oggi e sentiamoci guardati da San Giuseppe, ma anche Monsignor Cognata portava il nome di Giuseppe. Per cui, ecco, siamo accomunati da questo grande santo. Quindi anche Monsignor Cognata lo ricordiamo come un figlio devoto di San Giuseppe, visto che portava il nome. Ma anche abbiamo anche la nostra prima madre generale, che portava come secondo nome Giuseppina, madre vice Giuseppina. Quindi nella nostra tradizione di Salesiano e Umbrate del Sacro Cuore, il nome di Giuseppe è molto significativo. È una tradizione che non è soltanto una tradizione abitudinaria, è affidamento totale e alla custodia di San Giuseppe. Per cui completeremo oggi l'argomento trattato, quello sulla purezza del cuore. E qui abbiamo un grande santo che è San Giuseppe, che è stato anche lui un esempio di purezza di cuore, un uomo casto, il castissimo Giuseppe, perché non poteva stare accanto a Maria se non un uomo come Giuseppe, che fosse anche lui il casto e il Dio, il mite Giuseppe. Per cui riprendiamo questa nostra conversazione con questa introduzione che mi sembrava giusto fare, e ricordando anche a quanti stanno ascoltando che il Santo Padre Francesco ha dato appuntamento a tutti per domani sera, lo ricorderemo anche domani, e domani sera alle 21, ecco, colleghiamoci tutti per pregare San Giuseppe, che possa difenderci da questo virus che sta mettendo paura a tutti, ma che noi siamo certi che verrà sconfitto dalla nostra unione, dalla nostra preghiera e da questa implorazione unanime al mite buono Giuseppe. Riprendo la lettura un po' e ricordo a tutti che ieri ci siamo lasciati con il pensiero della purezza, che non sia una purezza ipocrita. Infatti avevamo fatto cenno ai rimproveri che Gesù ha fatto ai farisei, puri di fuori
casti di cuori, osservanti della legge, ma dentro, pieni di falsità e di ipocrisia. Eravamo rimasti a questo. Anzi, Gesù va oltre: vi preoccupate di farvi belli o di osservare l'esterno senza preoccuparvi del contenuto e dell'interno. Questo è un po' quello che è il sunto di quello che ieri abbiamo un po' detto. La purezza del cuore vuol dire preoccuparsi del profondo di se stessi, che questo raccoglie il cuore ma raccoglie anche la mente, perché queste due facoltà vanno insieme, mente e cuore vanno insieme, non sono due binari opposti, devono convergere in un'unica direzione, altrimenti abbiamo lo squilibrio. Per cui Gesù ci invita a non essere squilibrati, ad avere un equilibrio interiore. E che l'equilibrio interiore è dovuto al fatto che io riesco a far convergere tutte le potenzialità del mio essere persona verso un obiettivo particolare. Che per noi cristiani l'obiettivo particolare è raggiungere la santità seguendo il cammino che ci ha indicato Gesù. Quindi la via è quella. Non posso dire e poi agisco diversamente. Anche questa è ipocrisia. Parole che non corrispondono ai fatti. Le intenzioni pure che vogliono dire: io amo il Signore e il mio obiettivo è quello di dare lode a Dio. Lo abbiamo visto in questi giorni. Per cui vediamo che essere puri di cuore non è così semplice. Non si riduce soltanto a degli atti, ma va oltre le azioni, va al di dentro della persona, nel profondo delle emozioni e dei sentimenti. Che è questo che rende una persona pura e casta, principalmente. Vediamo cosa ci suggerisce oggi Monsignor Cognata. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore suo cava fuori cose buone, ma l'uomo cattivo dal cattivo tesoro cava fuori cose cattive. Ecco, come vedete, è quello che noi traiamo dal di dentro. Quindi, infatti, Gesù cosa dice? Non è quello che entra nell'uomo che è cattivo, ma quello che esce dall'uomo. Cioè quello che io dentro coltivo. Quali sentimenti, quali pensieri muovono la mia persona, la mia vita. Quindi se dentro coltivo sentimenti di bene, uscirò delle cose buone, uscirà un tesoro buono, dice San Luca. Ma se dentro di me coltivo sentimenti negativi, arroganza, gelosia, avarizia, egoismo, superbia, orgoglio, invidia e tutto quello che possiamo pensare di negativo, uscirà fuori questo. Ma se dentro di me coltivo i sentimenti di benevolenza, di pietà, di comprensione, di misericordia, di perdono, avrò un tesoro che esce fuori di bene. Quindi la purezza del cuore si intende questo: quello che dentro di me mi muove a pensare,
le anime nostre e supplichiamolo di sostenerci con la sua grazia nella volontà di custodire gelosamente il buon tesoro del nostro cuore. Quindi giustamente qui dice Monsignor Cognata, dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà la grazia di custodire cose buone nel nostro cuore. E, ma non basta la grazia del Signore. Abbiamo anche detto in questi giorni che occorre anche la nostra disponibilità, la nostra collaborazione. Chiedere al Signore questa grazia e la otteniamo, perché la purezza di cuore vuol dire anche questo. Chiedere e ringraziare il Signore per quello che ci ha dato un cuore per amare. E il cuore per amare perché ce l'abbiamo? Perché Lui è amore, tutto ciò che non è amore non può, non vuole, non può andare d'accordo con il Signore. Dio è amore, questa è la definizione che dà San Giovanni, è una definizione perfetta della sostanza di Dio. Dio sostanzialmente è amore. Quindi se c'è l'amore, tutto ciò che non è amore non può essere parte di una relazione con Dio. Quindi ecco che noi dobbiamo farci plasmare di questo amore. Ma farsi plasmare da questo amore vuol dire anche lasciare da parte tutto ciò che è negativo, tutto ciò che impedisce a questo amore di entrare nel nostro cuore. Perché a volte noi pure siamo dove dice, facciamo fatica a intendere a volte, perché andare controcorrente non è facile. Perché è molto più facile lasciarsi abbandonare da quello che è piacere, piacevole. È più difficile andarci contro. Per cui il lavoro quotidiano è di ciascuno di noi è questo lavoro di purificazione. E il tempo della Quaresima anche questo. È un tempo di purificazione in cui anche le letture della liturgia, della messa, anche delle lodi, dei vespri, con tutta la liturgia ci indica le strade da percorrere in questo tempo di purificazione. Per cui, carissimi, cerchiamo di fare questo cammino interiore dentro di noi. Chiediamoci: dove pongo i miei pensieri, la mia fantasia? Dov'è il mio tesoro? E il mio tesoro lo capisco con quello che amo. Cosa amo? Ecco, qui San Giuseppe ha il tesoro più grande, il suo bambino. Ha rinunciato a tutto per seguire il progetto di Dio. Ma nel momento in cui ha detto di sì a Dio, ha preso con sé totalmente quello che il Signore gli ha indicato, cioè fare la sua volontà. Ed è stato arricchito del tesoro più grande, il Figlio di Dio, la paternità nei confronti del Figlio di Dio. Pensate, questo vuol dire anche essere puri di cuore, custodire Gesù nella propria vita. Ricordiamoci però, come ammonisce San Paolo, che abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Qui ci sarebbe molto da dire, perché noi saremo dei vasi di creta. E il vaso di creta, sapete che basta un niente che sbatte e si può rompere. Cioè noi siamo fragili. Siamo fragili. E allora bisogna stare attenti che questo vaso non si rompa. E chi può rompere il vaso della nostra vita? In noi stessi, se non il peccato.
San Paolo dice bene, ricordiamoci che noi portiamo un tesoro, ma in un vaso di creta. E allora dobbiamo stare attenti, perché questo vaso non si rompe. Bisogna essere in abituale vigilanza con la pratica assidua della modestia e della mortificazione. Vorrei chiedere a quanti, se avessi la possibilità di domandare a quanti in questo momento stanno ascoltando, se a casa vostra circola la parola mortificazione e vigilanza. Sembrano parole di altri tempi, fuori moda. La vigilanza mi permette che il vaso non si rompa, cioè l'attenzione alle piccole cose, alle cose che io ogni giorno faccio. Perché se non vigilo, subito entra il nemico e mi distrae. La mortificazione, carissimi. Mortificare cosa vuol dire? Saper morire a qualcosa per vivere. Quindi rinunziare a tutto ciò che è negativo, che non è bene, che non è benevolenza, questo vuol dire mortificazione, perché venga coltivato il bene. Mortificare la mente, mortificare le parole, come direbbe Papa Francesco in questo momento, le chiacchiere che se ne fanno tante. Quindi mortificare la fantasia, mortificare la lingua, perché la lingua fa tanti danni, mortificazione del cuore, piacere per piacere, piacere. Di soddisfare tutti i bisogni subito. Non mortificarsi vuol dire dare spazio a tutto ciò che è del mondo, e quando diciamo del mondo ci riferiamo a tutto ciò che il demonio ci indica come bene, ma che non è. Quindi non ne facciamoci ingannare. Allora, cerchiamo di recuperare nella nostra tradizione cristiana, nel vocabolario della famiglia e nel vocabolario delle comunità anche, parrocchiali e religiose, perché anche voi, consorelle, che mi state ascoltando, recuperiamo questo tesoro che è vigilanza e mortificazione. È quello che San Paolo chiama la crocifissione della carne, felice espressione che ci riporta alla croce, dove troviamo il modello altissimo del sacrificio e la sorgente efficace di forza. Accostandoci alla croce e meditando nel sublime mistero di amore e di redenzione, possiederemo la prudenza dello spirito, che è vita e pace, perché è lo spirito di Gesù Cristo, come dice lo stesso apostolo, e solo quelli che sono mossi dallo spirito di Dio sono figli di Dio, e come figli eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se però soffriamo con Lui, per essere con Lui glorificati. Questa glorificazione con Gesù a completa gloria di Dio è tutto lo scopo della nostra esistenza, che dovremo conseguire con una buona morte preparata da una vita di unione con Gesù nello spirito di umiltà e di purezza. Vedo che il tempo scorre e quindi vorrei solo commentare quest'ultimo pezzetto
Perché, ecco, riprendere mortificazione della carne, accostarsi alla croce di Cristo e prepararsi a una buona morte. Questi sono i tre punti. Ma cosa significa? Significa vivere e prepararsi una vita di unione con Gesù nello spirito di umiltà e di purezza. Quindi vogliamo raggiungere la patria eterna? Vogliamo raggiungere la pace interiore, direi. L'armonia del nostro corpo e della nostra persona. Occorre seguire questo Gesù in spirito di umiltà e di purezza. Quindi purezza nel senso ampio. La purezza accoglie tutta la persona. La purezza e l'umiltà potranno dare a ciascuno di noi una vita serena, gioia, letizia. In fondo che cosa cerchiamo noi nella vita? Non cerchiamo la gioia, ma la gioia sta dentro di noi, ma molte volte la cerchiamo altrove. La gioia è Gesù, la vera gioia, vero? Lo dice lui stesso, non quella che dà il mondo o come la dà il mondo, perché la vera gioia è seguire Cristo non solo fino a un certo punto, ma seguirlo sulla via del Calvario, perché solo lì possiamo poi unirci a Cristo Redentore con la gioia dell'esultate, cioè della risurrezione, quindi la redenzione piena. Allora, carissimi amici, sorelle, consorelle, fratelli che ci seguite da alcuni giorni, ecco, coltiviamo questa bella virtù della purezza, perché nella purezza avremo la gioia, la serenità e la pace. E vi lascio con il prossimo appuntamento, che ormai è diventato il momento di comunione piena con Gesù, alle 17:30 con l'adorazione al Signore Eucaristia. Grazie e buon pomeriggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Giuseppe.